possibilità di analogie zoomorfe sono veramente frequenti anche in questo caso. Allora, i costumi dei selvaggi sono aspri, inumani, senza amicizia, i racconti crudeli, furibondi, solitari, colerici, melancolici, feroci, implacabili, insidiosi, fraudolenti, cattivi, precipitosi, veloci, contro ogni giustizia. Per il contrario, gli animali domestici sono piacevoli, mansueti, buoni, tardi nell'operare, molli, delicati, amici del consorzio, giusti e temperati. La conclusione comunque è scontata, quindi è possibile appunto far paragone così fra un uomo giusto e il malizioso bestiale. Allora, vediamo quali sono i segni del malizioso bestiale da evitare nei rapporti sociali, la cui figura estremamente viziosa è scandita in quattro sottotipi nominati da Della Porta: malizioso bestiale, felino, di pessimi costumi e nefando. La distinzione a prima vista sembra solo tautologica, ma in realtà le quattro figure bestiali si completano. Il malizioso, allora, potete leggere le caratteristiche: i capelli duri, il capo duro e tacuzzo, le orecchie molto grandi, languide, il collo da parte di dietro, le tonde, i talloni aguzzi, la fronte dura, eccetera, eccetera. Questo malizioso bestiale è paragonato agli orsi, ritenuti bestiali e astuti, crudeli, perfidi e fraudolenti, e all'ansan di fertilità ogni bestia, secondo le parole della Porta. I segni dei sottotipi del bestiale